Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Corpse Party Blood Covered Repeated Fear. Allora, sto registrando subito dopo l'episodio precedente perché, come ho detto, proprio il giorno in cui, cioè il momento in cui preciso in cui state vedendo questo episodio, io sto facendo gli esami praticamente per entrare al liceo artistico perché, vabbè. Per chi non lo sapesse, ho cambiato scuola, quindi ok. L'ho detto nel video con Frappa, mi pare. Sto divagando ancora, comunque ho cambiato scuola, devo fare gli esami. E proprio, cioè, giovedì alle 9, però alle 10 starò ancora facendo l'esame. Il momento in cui pubblicherò questo video, io starò facendo l'esame, quindi va bene. Auguratemi buona fortuna. E quindi sto preregistrando per questa settimana e quella prossima. Allora, qua avevamo analizzato. Sì, praticamente la scritta che aveva lasciato questa persona che stava morendo di sete, che è morta di sete, credo. E dice qua, aveva provato a bere l'acqua piovana, ma non riesce a raggiungerla. Il suo amico è morto perché ha bevuto l'acqua stagnante e dice, la mia ultima possibilità è provare a bere il mio sangue. Il mio nome è Hidemasa Kojima. E faccio le medie, credo. Se qualcuno riesce a uscire di qui e legge questa cosa, per favore dite alla mia famiglia quello che mi è successo. Non voglio essere una persona scomparsa per il resto della mia vita. Odio l'idea. Odio pensare che mio padre possa chiedersi per sempre dove sono finito o se sono ancora vivo. Sembra continuare, ma il resto è completamente coperto di sangue, quindi non si legge. Ok. Però io ancora non ho capito perché non mi fa analizzare la roba, sinceramente. Allora. Vediamo, qui è tutto aperto, io non mi fido per niente, calcolate quindi salvo con l'emulatore. Salva stato, ok. Cioè adesso che ho scoperto che posso salvare con l'emulatore sto sfruttando a morte questa cosa. Lì c'è una di quelle robe. Spero che non sia una di quelle cose che tipo bisogna essere in due perché non siamo in due. Poi scusa, no, Satoshi, tu dovevi. Ah, ecco. Appunto. Qualcuno mi dovrà dare una mano. Però sei solo. Va bene, perfetto proprio. Cazzo però, eh. Mi ha spaventato. Ti ucciderò. Ti maledirò. Fa male. Ti odio, sorella. Bene. È un corpo in putrefazione che emana un odore rancido. Qui non si può entrare. Sì, appunto. E c'è rumore di TV. Quella è una TV, giusto? Ho trovato una videocassetta nell'altro edificio. Ok, infatti la rimuove dalla sua borsa e legge sull'etichetta ricerca di Chibiki data 2014, oddio, 14 novembre 2005. Potrebbero esserci delle informazioni importanti. Quindi che dobbiamo fare ora? Dobbiamo trovare il modo per aprire la porta. Che poi secondo me, vi giuro che non mi ricordo. Vi giuro che non mi ricordo, però secondo me la roba, cioè la cosa che sta facendo avanti e indietro qui è la chiave di quella porta. Io provo ad andare su. Se non c'è nulla su, non so che fare. Però forse ne nell'altra ala. Sapete che non sono sicura? Perché allora,
Vabbè, provo ad andare nell'altra ala perché effettivamente siamo rinvenuti. No, è vero, non si può andare. Perfetto, quindi dobbiamo andare per forza su. Qui è bloccato. Satoshi, hai da commentare? No. Andiamo su allora. Proviamo a entrare in infermeria. Un punto di salvataggio! Che bello! Cioè, vabbè, posso sempre salvare con l'emulatore, però. Dove salvo? Qui. Mi sono dimenticata per un attimo che avevo ricominciato il coso di salvataggio. Qui ci sono delle medicine che evidentemente non gli servono. Qui c'è sempre quel diario che non si può aprire. Cosa? Oddio, regà, è cambiato. Allora, praticamente diceva, laviamoci le mani e ricordiamo le nostre mamme e i nostri papà. Ricordiamoli e piangiamo perché non, po oddio, perché non possiamo più andare a casa. Perfetto. Perfetto. Qui niente. Mi sto seriamente iniziando a inquietare questa cosa. Cioè, per quanto io abbia giocato a questo gioco, bla bla bla, io proprio, ok. Sembra che qualcosa blocchi la porta. Però mi sa che veniamo dal laboratorio, quindi. Oddio. Mo ci da questa parte. No, aspetta. No, 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 fermo, 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 fermo. Oddio. Oddio. Si è sentita la voce di Seiko che ha detto prenditi cura di Naomi, è sul punto di impazzire. Sto per piangere. Chi c'è lì? Chi mi sta parlando? Posso giurare di aver sentito cioè che sembrava. Sì, sembrava Seiko, forse perché era Seiko. E niente. Questo l'avevamo già letto, sì. Mo' mi metto a pia. Oddio. Raga, vi giuro, io. Questo pezzo veramente mi fa. Cioè, ok. Andiamo Naomi! avanti. Naomi! Oi. Ehi, stai bene? Spero di non aver fatto un bedendo, sinceramente. È quasi impossibile fare un bedendo nel primo capitolo, però. Cioè, appena iniziato il capitolo, più che altro. Ok. Quello non è il telefono di Naomi? Prendilo! Sì, rispondiamo. Aiutami. Ah, è sempre quello là che ci fa gli scherzi telefonici. Naomi, sei lì? Rispondimi, per favore. Naomi, per favore, fammi sentire la tua voce. Per favore, di qualcosa. Sono tua madre, Naomi. Dio, per favore, fa che non le succeda niente. Pronto? Aiutami. Va bene. Sì, però a raccogliere il telefono, Satoshi, che fai? Che diavolo? Questo posto deve smettere di fare così. Vorremmo tutti, Satoshi, vorremmo tutti. Però non posso lasciarlo qui. Abbiamo preso il telefono di Naomi. E ok, raga, aspettate un attimo, fatemi salvare. Perché non vorrei sbagliarmi, però
Cioè, non lo so sinceramente, però fatemi fare un altro. Non vi posso dire per quale motivo, però voglio fare un altro giro della scuola. Molto molto velocemente, per un motivo in particolare. Però è molto importante, quindi. Cioè, credo che. Ok, forse scendo di sotto, se non. Vediamo. Andiamo un attimo lì. Ok, credo che non mi va di andare là, quindi caricassato. E sono tornata qui, perfetto. Ricasso barando in una maniera assurda, ma ok. Facciamo finta di nulla. E nulla, dai. Beh, è stato difficile, sai. Sono stata sorpresa. Quindi Seiko, hai sentito? Cosa? Regà, è tristissimo, sta cosa è tristissima ed è inquietante allo stesso tempo. Kishinuma è inciampato su Satoshi e ha toccato le sue parti intime. Seriamente? Mi piace, ok. Seiko Shippa Satoshi Yoshiki come me. Cioè non è Seiko, ma ok, cioè è una. Raga, vi rendete conto che Naomi sta parlando con il cadavere di Seiko fa facendo la sua voce? Quando l'ho visto succedere, però, volevo. Che cosa? Volevo colpire Kishinuma. Oh, cara Naomi, sei gelosa per caso? Forse, forse no. Tutto quello che so è che subito dopo hanno litigato. Avrei voluto vederlo. Non penso che ti sarebbe piaciuto se fossi stata lì. Non lo so. Penso che mi sarebbe piaciuto comunque. I ragazzi sono proprio degli idioti, però carini. Mochida in particolare, giusto Naomi? C'è qualcuno lì? Ragazzi, se non sbaglio. Prima c'era Naomi che stava facendo la voce di Seiko e mi sembra che adesso sì, effettivamente la voce di Seiko. E questa cosa è ancora più inquietante. No, devo aprire seriamente la. No, è chiusa. Anche questa è chiusa. E se prima. Eccola. Che? No. Senti una presenza dietro la porta. Buttala giù a calci, muoviti, Satoshi, che fai? Sì, appunto, buttala giù a calci. Naomi, idiota, cosa diavolo stai facendo? Devi fare, Satoshi? Salvala, cosa faccio? Tienila su. Devo fare qualcosa per sciogliere quella corda intorno al suo collo. Tienila sulle tue spalle. Facciamo quello che Naomi avrebbe dovuto fare con Seiko e che non ha fatto.
Oddio, raga. Che brutto. Sta respirando. Naomi, stai con me. Ti sciolgo questa corda. No. Oddio. Spero di aver fatto tutto giusto. Non so cosa sto facendo. Questo è... Mentre continuavo a sopportare Naomi sulle mie spalle. Ah, in terza persona. Satoshi, praticamente mette le mani dietro la schiena di Naomi e cerca il nodo. E appunto riesce a scioglierlo. E sembrava appunto che Naomi sarebbe vissuta. Oh, Satoshi però, allora potete dire tutto quello che volete su Satoshi. Allora, innanzitutto Satoshi sta sul cazzo a tutti, raga. Perché? Perché mi sta sul cazzo? Mi sta simpatico. Cioè, è vero che a volte fa troppo il fifone e l'apprensivo per Yuka, però alla fine è un bravo ragazzo, sa pure salvare le persone che si impiccano, al contrario di Naomi, cara. Stai bene, respira. Respira così. Respira e inspira. Satoshi? Sì, sono io. Stai bene? Mi hai spaventato veramente per un minuto. Cosa succede? Stupido, mi dovevi essere qui prima. Cosa? Ah, mi dispiace. Cosa mi prende? Cosa sto facendo? Non eri te, oppure non c'è bisogno di scusarti. Non c'è bisogno di scusarti. Non c'è bisogno di... Sono... di scusarti. Sono... Come va il collo? Il mio collo? Cosa stavo facendo comunque? Sono caduta dalle scale, poi... Quando sono rinvenuta, tu eri qui. Ok, quindi non si ricorda di essersi impiccata. Non ti ricordi nulla? Suppongo di no. E dopo che sono caduta, ho sentito la mia gamba rompersi. Ma alla fine... Ah, ok, praticamente era solamente... quel bastoncino, quel bastone di legno che ha usato Seiko per fasciarle la gamba prima. Shinohara? Ho sentito la sua voce prima. Hai idea di dove sia andata? Eccola. Seiko. Madonna, raga, io non ce la posso fare a guardare queste cose. È impossibile, ho sentito la sua voce. Mi ha parlato pochi minuti fa. Tiriamola giù. Non voglio lasciarla in quel modo. Abbiamo litigato poco prima di dividerci. Ero io quella che aveva torto, ma sono stata troppo testarda per ammetterlo. E poi l'ho vista di nuovo quando era già morta. Non è vero, ma ok.
Naomi non sa salvare Seiko e non lo vuole ammettere. Sì, appunto. No, non in quel. Vabbè. È stata colpa mia. Le ho detto delle cose veramente brutte. E ora non mi posso più scusare. Naomi, va tutto bene. Non è colpa tua. Ti ricordi che anche tu hai cercato di impiccarti, vero? Davvero? Non è possibile. Ma c'è del dolore intorno al mio collo? Forse. Quindi veramente non ti ricordi? Sono sicuro che sia stato lo stesso per Shinohara. Non penso che si rendesse conto di quello che stava facendo. Anche se era sconvolta, lei non avrebbe mai. Non era il tipo che mollava facilmente o qualcosa del genere. E sicuramente non si sarebbe uccisa. Hai ragione. Non avrebbe fatto una cosa del genere. Probabilmente no, comunque. In realtà c'era uno spirito che è venuto a parlarmi. Una ragazza che aveva la nostra stessa età. Aveva detto che chiunque fosse stato toccato dalla maledizione di questa scuola, alla fine, sarebbe stato posseduto e sarebbe impazzito. Posseduto? Maledizione o no, ho l'impressione che chiunque intrappolato qui impazzirebbe. Chiaramente dobbiamo uscire da questa scuola il più presto possibile. Se anche Naomi e Shinohara, due delle persone più forti che conosco, possono impazzire in questo modo. Allora, chiunque potrebbe essere il prossimo, anche io. È meglio che non lasciamo più nessuno solo qui. Dobbiamo sbrigarci e trovare gli altri, e poi uscire di qui. Sì, questo però porta a un altro problema. Quella ragazza mi ha detto che questa scuola ha una versione, diciamo, ha degli spazi chiusi. E Seiko ed io eravamo gli unici esseri viventi presenti in questo. Quindi, come sei arrivato qui, Satoshi? Ora che me lo dici, l'aria è diversa da prima. Ti preoccupi così tanto per i tuoi amici? Questo è veramente un sentimento nobile. Ora vai. Vai da quelli che occupano i tuoi pensieri. Anche se probabilmente non ce la farai in tempo. A pensarci bene, anche io sono stato. Ho incontrato il fantasma di una ragazza. E subito dopo ho perso conoscenza e mi sono svegliato qui vicino. Mi chiedo chi sia. Non ne sono sicura, ma sembra che qualcuno. Ah, sembra che tu in qualche modo abbia fatto il salto da uno spazio chiuso a un altro. Ok, io direi di concludere qui questo episodio perché è venuto parecchio lungo e in teoria devo registrarne altri due per, cioè subito dopo per la prossima settimana perché ho gli esami appunto. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!